Allora, ragazzuoli, andiamo a leggerci le news di oggi per domani, che è il 22 febbraio. Allora, manutenzione classica, quindi niente di che. Nuovi eroi abbiamo chiaramente la nostra... Come cazzo si chiama? Melascula. La nostra Melascula se ne è parlato un sacco, veramente un sacco. Consiglio mio, ad oggi non pullate. Non pullate a meno che non abbiate bisogno di personaggi veramente specifici. Oppure se vi mancano comunque 6-7 personaggi dal banner, allora potrebbe avere senso. Anche 5 o 4, però comunque... Tenete conto che è un banner, tra virgolette, inutile. A meno che non abbiate 1000 passagemme, quindi siete più che coperti per l'anniversario, non vi consiglio di pullare ad oggi, sinceramente. Comunque abbiamo Melascula, bel personaggio, molto carino. Farò la scheda PG per domani, quindi state pronti. Poi i nuovi tre piani della Tower, 16-18, quindi... va bene, non ci danno gemme, ci vanno a dare 20 coin. 20 coin non male, eh? Effettivamente. Quindi, ok. Un set di San Valentino bonus. Tutto 8 ottenibile gratis. Aumenta l'estate relativa agli HP degli alleati del 30%. No, aumenta. L'estate relativa agli HP degli alleati con 30% HP o meno del 10% per un turno all'inizio del turno degli alleati. Oh my god. Non lo so. Stavo pensando in un ipotetico team di ban, ma... O in un boss gilda, ma non ha senso. Non lo so, non lo so. Non saprei, non credo si vada ad usare più di tanto questo set, sinceramente. Poi aggiungono scadi ai ticket giganti, va bene. Poi i ticket gratis per l'autocompletamento giornaliero, ne abbiamo disponibili 5, ok. Nuovi bundle, come sempre, non sto qua a spiegare, sono gli stessi bundle di sempre perché... cambia solamente il PG, quindi è sempre la stessa roba. System update. Ok, nuovi filtri, nuovi sistemi per cercare le cose, anche per i costumi. Va bene. Bug fix, niente di così interessante in realtà. Eventi. Eventi. Abbiamo i costumi. Molto bello quello di Margaret. Eh sì, vabbè. Vabbè, di Brunilde. Li metteranno a gemme? Sai che non lo so. Credo di sì. Dal 7-3. Va bene. Va bene. Quello di Sariel non credo convenga prenderlo. Sinceramente, per quello che si usa adesso Sariel. Poi ho... Vedremo. I costumi di San Valentino che tornano, quindi sinceramente ad oggi, visto che comunque si possono farmare i demoni e tutto, io non vi consiglierei di prenderli. Se siete all'inizio, che avete ancora tanto da fare, tanto da spawnare, magari sì, però date priorità alle gemme per l'anniversario. Non andate a spendere gemme qua per niente, sinceramente, o poi... Poi, allora, un nuovo login che ci dà 3 gemme per ogni giorno, per 14 giorni. Non male. Cosa sono? Un bel 42 gemme? Non male. Non male. Ok, una world quest di San Valentino. Anche qui ci dà un po' di gemmine. Un po', 3.
tre gemmine, un po' di pozioni, niente di che. E Sweet Valentine's Event. Ah, ok, è un classico evento dove bisogna raccogliere i materiali, darli a un personaggio e ci dà un reward. Infatti. Le carte per il set che abbiamo visto prima, una stella che, vabbè, ok. Pendant 1 di numero. Ok. Chocolate Workshop, quello per i cibi. No, sì, dobbiamo dare il cibo e ci danno dei, come dire, dei pacchetti di cioccolatini, ok. Poi le daily per ottenere questi. Vabbè, ma raga, è talmente facile, cioè sono eventi che vanno da soli. Voi fate le classiche giornaliere come fate sempre e riuscite a fare tutto. Non c'è nemmeno da spiegare, nemmeno da fare guide per i boss sta settimana. Pensa un po'. Ingredienti, coin argento, volendo per spenderli, potete spenderli per quelli, ma non ve lo consiglio. Friendship coin event, questo potrebbe valerne la pena in queste due settimane, magari invece di comprare le pozioni potete rischiarvela con questo pacchettino qua. Quanto costa? 1000, vi dà un pacchetto e potete trovare dentro questa roba qua. Ve la potete rischiare, sinceramente, può valerne la pena, magari trovate un ticket o un pendant, ci può stare. Cambiano le monete del coin shop, praticamente quelle amicizie diventano per queste due settimane quelle di San Valentino, ok, va bene. Complimenti a chi ha fatto lo screen per i coin platino. Poi, Lucky Chocolate Box Event, va bene, quindi nelle boss battle, nei deathmatch, nella training cave e nel boss gilda, fino a 3 al giorno, e possiamo trovare dentro queste robine qua. Va bene, ok. Poi, nuove furniture, quindi arredamento per la taverna. 10 friendship coin, 3% chance for 2 pergol gain in free stage. Ok, non proprio il top. Affection increase by 3 dai piatti. Va bene. Giving gift, allora, death match active duration. Questo può essere interessante perché ha saltato gli altri. Gli altri bonus, perché è un bonus che vi allunga la durata del deathmatch, può tornare utile. Gold Dungeon Reward Gorge, Stamina Recovery for Kent. Che schifo. Un additional dish. Fanno tutte cagare, ragazzi. Tra l'altro sono acquistabili per 30 diamanti l'una, ma non mi pare di vedere qualcosa di interessante, sinceramente. Soprattutto se giocate da un po', direi che quelle che avete già bastano e avanzano. Ma perché non mettono mai nulla di interessante con ste cazzo di, con gli eventi? Mettessero, guarda, una furniture che dà, che ne so, il 10% in più di oro sempre a 90 gemme, l'avrei già presa, per dire. Invece, no, roba mediocre che non prenderà mai nessuno. Ok, eventi battaglie, classici eventi che ci danno 2 gemmine più questi reward qui, va bene. Non male. E le competizioni tra gilde, ok. Finiscono lo special draw di Ragnarok e lo spin event, quindi mi raccomando. Niente di che, ragazzi. Saranno 2 settimane di nuovo belle vuote per quanto mi riguarda. Perché, ok, esce il PG, però non mettono nulla, nemmeno un boss.
Arriverà Escanor settimana prossima, quindi occhio e portatevi su per incominciare mono blu, eh? Mi raccomando. Mono blu e vi anticipo già che sì, farò la guida al boss Gilda, ma è praticamente la stessa squadra della settimana scorsa. Quindi anche lì occhio. Per il resto io vi ricordo che siamo in live tutti i giorni, forse anche al mattino, vedrò un po', però principalmente dalle 5. Lunedì, venerdì, mi raccomando. E nada, dai, ci becchiamo in un prossimo video. Ciao cari, bacioni.